Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha incontrato i consiglieri regionali eletti nella circoscrizione Calabria Centro, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia per illustrare loro la bozza di una legge speciale per Catanzaro Capoluogo. Alla riunione, tenutasi in mattinata a Palazzo De Nobili, hanno partecipato i consiglieri regionali Arturo Bova, Enzo Ciconte, Sinibaldo Esposito, Michele Mirabello, Vincenzo Pasqua, Flora Sculco e Domenico Tallini, il presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, Ivan Cardamone, il capo di gabinetto della provincia in rappresentanza del Presidente Bruno Giuseppe Tomasello. Hanno inviato il proprio messaggio di adesione anche i consiglieri regionali Giuseppe Mangialavori e Nazareno Salerno. Abramo ha specificato i dettagli della bozza legislativa per Catanzaro Capoluogo, che è mirata a tutelare e ha ribadito le legittime esigenze e la dignità della città. I consiglieri regionali, secondo una nota del comune, hanno preso atto del testo presentato dal primo cittadino del Capoluogo, hanno manifestato interesse rispetto alla proposta e si sono riservati di discuterla nelle sedi istituzionali e di partito opportune. Dai consiglieri è stata espressa unanime disponibilità di incontrare nuovamente Abramo per approfondire la tematica relativa al rafforzamento dell'area centrale della Calabria e del potenziamento del capoluogo, ma la proposta di Abramo è stata bocciata dal PD. Hanno spiegato i consiglieri regionali del PD Arturo Bova, Antonio Scalzo ed Enzo Ciconte, del presidente della provincia Enzo Bruno, che l'iniziativa su una legge speciale per Catanzaro, rilanciata dal sindaco Abramo a 5 mesi dalle elezioni comunali, giunge fuori tempo massimo, assumendo un evidente scopo propagandistico e strumentale.